terza edizione per i suoni di Napoli non poteva che essere così per l'associazione professori dell'orchestra Alessandro Scarlatti, quella di portare sempre in alto quello che è il nome della cultura e della tradizione musicale napoletana in un'occasione importante come quella della rappresentazione del Messia di Handel qui nella chiesa anglicana. Un'occasione importante di rilanciare su quello che è il discorso della cultura in un momento anche un po' difficile che la città affronta, vero professore? Sì, certamente, è chiaro che è sotto gli occhi di tutto quello che è la problematica, però noi cerchiamo di resistere cercando di dare il nostro piccolo contributo a un fatto culturale. La cultura musicale, che poi sembra facile, però è un fatto che è un patrimonio di tutti, però manca la quotidianità. Allora, se non si va a ripristinare la quotidianità diventa difficile sia per gli strumentisti, per i musicisti, ma anche per il pubblico, è chiaro. Naturalmente è chiaro che fra tanti problemi che ci sono in tutta la nazione, perché poi noi a volte guardiamo nel nostro piccolo orticello di Napoli e dintorni, ma anche nel resto della nazione il problema è uguale oramai, è che non si investe in modo particolare proprio sul fatto musicale. E a volte si creano degli eventi, ma che o di eventi ci sta ben poco. Normalmente le istituzioni andrebbe un poco sollecitate proprio perché ci sia un minimo di attenzione. Sì, vedo che cercano di fare, ma quello che si fa è sempre un po' di parte. Tra l'altro mi viene da sottolineare che noi ci troviamo qui in una chiesa anche straordinaria e come Handel al suo tempo era sponsorizzato, per così dire, oggi si direbbe così, all'epoca c'era il mecenatismo, dalla chiesa. Oggi sono cambiati un po' i poteri, sono cambiati i ruoli, sono cambiati gli scenari, la musica ha sempre bisogno di qualcuno che la sostenga, no? Certamente, è chiaro che c'è lo Stato in primis attraverso il Fondo Unico sullo Spettacolo, che ogni anno viene sempre tagliato, e taglia, questa è la classica coperta corta, per cui poi alla fine non c'è, come si dice, trippa per gatti. Però è chiaro che investire in cultura, che poi diventa anche un incentivo per il turismo, cioè che dovrebbe essere una delle risorse fondamentali. L'Italia è una nazione che è un museo a cielo aperto, ha un patrimonio musicale che ci è invidiato da tutto il mondo, financo diciamo quello della famosa scuola napoletana che si studia ancora in tutto il mondo, e dovremmo essere noi i primi a dover sostenerlo. Certamente è chiaro che in una programmazione come lei ha potuto vedere di quest'anno uno ha cercato di dare spazio a vari generi musicali proprio per essere sempre più propositivi. L'appuntamento di fine anno con il Messia, anche perché poi andiamo incontro al tricentenario della visita proprio di Handel a Napoli e dintorni, in una chiesa poi di culto anglicano e con un organo inglese che è abbastanza anziano perché ha superato i suoi 100 anni, e ci è sembrato proprio giusto e opportuno di poterlo tranquillamente proporre alla città di Napoli. Forse altre parti lo fanno molto più spesso, qui diventa un evento. Poi abbiamo anche dei solisti di livello internazionale, Vito Piano, il direttore Paolo Giardi, ma il coro, che non è facile oggi trovare un coro che canta poi in lingua, per cui abbiamo sempre avuto molta solidarietà anche dal pubblico, soltanto si fa enorme fatica.